Eccoci Pokefanatici, tornati con il secondo episodio della mia guida personale a Pokémon GO! Oggi Pokefanatici parleremo di un argomento che mi avete richiesto in tantissimo, ovvero i Pokémon più forti presenti nel gioco di Pokémon GO! Ovvero tutti quei Pokémon che potrete mettere a guardia della vostra palestra senza doverla perdere ogni due minuti. Con questo video sono sicuro che la smetterete di lasciare stupidi PJ all'interno della vostra palestra. C'è però da dire, ragazzi, che i Pokémon forti in Pokémon GO dipendono anche dal Pokémon che vi si presenterà davanti, ovvero da che tipo di avversario avrete di fronte. Potete anche avere un Pidgeot al 1800, ma se vi si presenterà davanti un Jolteon anche solo a livello 1000, saranno cavoli amari. Tuttavia ci sono dei Pokémon molto più OP di altri e quindi faccio questo video proprio per elencarveli. Dopo tanta esperienza nel gioco e soprattutto tanta ricerca sul web, sono giunto alla conclusione di aver trovato dei Pokémon degni di palestra. Dei Pokémon che vi daranno tanti problemi se li incontrerete, e soprattutto se sono allenati bene. Partiamo con le evoluzioni degli starter. Bellsaur, Charizard e Blastoise. Sì, sono molto forti nel gioco, soprattutto con tanti punti lotta. Però ci sono dei Pokémon che lo sono molto molto di più. Quattro in particolare, andiamo a vederli. Il primo, Lapras. Lapras è uno dei Pokémon d'acqua più forti presenti nel gioco. Questo dovuto ai suoi attacchi veramente micidiali e ai suoi punti lotta sempre molto elevati. È di tipo acqua-ghiaccio e questo gli permette di acquisire una grande capacità durante la lotta, anche perché non subisce attacchi di fuoco molto potenti perché è di tipo acqua. Però state molto attenti all'elettricità. Per trovarlo vi basterà cercare nelle zone d'acqua o vicino ai fiumi, stagni, laghi, insomma è più facile trovarlo in queste zone qua. Ma se siete fortunati potete anche schiuderlo dalle uova di 10 km. Però dalle uova vi potrebbe uscire anche con dei punti lotta al 100 e non è affatto buono, perché poi dovreste sprecare tante tante caramelline per poterlo livellare. Però c'è anche da dire che schiudendolo dall'uovo vi daranno tantissime caramelline da poter potenziarlo più avanti, quando troverete magari un Lapras al 1000 o su. 2. Snorlax. Esteticamente bellissimo, e per chi segue il mio canale, beh, eccolo là, sa quanto amo Snorlax. Uno dei Pokémon più grandi presenti nel gioco e anche uno dei più forti per il grande numero di HP che possiede. Questo Pokémon non è affatto facile da catturare. Se lo troverete probabilmente vi sfuggirà più di una volta. Usate sempre le bacca lampone. Per buttarlo giù ci vorranno tanti tanti colpi, anche perché ha tantissimi punti vita, come vi ho detto, e i suoi attacchi sono parecchio insistenti, soprattutto il suo iperraggio che è devastante. E prima di questo discorso forse vi avrei dovuto dire che è anche difficile da trovare. Magari dalle uova esce più facilmente, ma dovete essere fortunati. 3. Magikarp. Non ci credete? Naturalmente, perché si evolve in Gyarados, perché Magikarp in sé per sé nel gioco non ne riesce nemmeno a attaccare, perché ha soltanto Splash. È uno dei Pokémon più forti presenti nel gioco, ma prima di averlo dovrete dare a Magikarp un numero spropositato di caramelle. 400 caramelline per far evolvere un Magikarp. E questo significa che dovrete trovare ben 200 Magikarp, su per giù, 150 Magikarp per avere un Gyarados. In bocca al lupo. Però, vale la pena? Decisamente sì! Gyarados vi darà tantissime soddisfazioni, anche perché ha tantissimi HP e poi può imparare mosse di tipo drago. Sfera degli attacchi veramente potenti, e ve lo posso assicurare perché l'ho incontrato in una palestra qua a Trento ed è veramente devastante. 4. Scyther, coleottero volante. La forza di questo Pokémon, la sua salute estremamente alta e soprattutto la sua velocità lo fanno uno dei Pokémon più desiderati da tutti gli utenti di Pokémon GO. È chiaramente anche uno dei più difficili da trovare. E tu, ci sei riuscito? Scrivimelo magari qua sotto con un commento. Ah, e dato che ci sei, dimmi anche qual è il Pokémon più forte
che hai nel tuo team. Tuttavia c'è anche da dire che i Pokémon più forti nel gioco sono anche basati attraverso l'app che gli darete al Pokémon. Questo cosa vuol dire? Che non tutti i Pokémon hanno punti lotta uguali. Alcuni aumentano di più e altri di meno. Vi posso fare un esempio. Se voi troverete un Dratini a livello 300, fatelo evolvere in un Dragonite e poi in un Dragonite. Questo Dragonite probabilmente vi starà a livello 1000. Però a ogni caramellina che gli darete aumenterà di ben 50 punti lotta, così da salire al 1000, al 1050 con sola una caramella. E questo, ragazzi, lo rende un Pokémon estremamente forte a differenza di altre, perché avrà tantissimi punti lotta. Esempio, uno Snorlax aumenterà di 45 punti lotta a ogni caramella. Lapras 43, Arcanine e Vaporeon 40, Helios salirà di 39 punti lotta ad ogni caramella e Mach ed Exeggutor saliranno di ben 38 punti lotta. Mentre le evoluzioni degli starter saliranno molto di meno rispetto ai Pokémon che vi ho appena elencato. Charizard e Venusaur di 33 punti lotta e Blastoise di solo di 32. Invece tutti gli altri Pokémon che non vi ho elencato, beh, dandogli le caramelline saliranno molto molto difficilmente. Per esempio un Pidgeot a ogni caramellina non salirà di più di 30. C'è un'enorme differenza tra Pidgeot e un Dragonite, aumenterà di 20 in più ogni volta. Se gli darete tante caramelline non vi ci vorrà molto ad avere un Dragonite a livello 2000, per dire. I Pokémon che vi consiglio di più quindi sono tre: Dragonite, Lapras e Snorlax. Mi raccomando, allenateli bene. Detto questo, Pokéfanatici, spero che i miei consigli vi siano stati utili. Io vi ringrazio per aver guardato fino alla fine questo video e vi rinnovo l'invito per guardare il terzo episodio dove parleremo delle uova Pokémon. A vedere che è tutto e vi aspetto domani con un prossimo episodio. Ciao ragazzi!